L'invito, io sono veramente molto 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 breve, vi rubo veramente pochissimi minuti, anche perché voglio lasciare spazio ai contenuti veri, nel senso che mi aspetto, voglio dire, che ci siano ulteriori elementi su cui dibattere. Semplicemente volevo presentarmi, nel senso che io sono Emanuele Morandi, 58 anni ben portati, grazie. E nel 2000 ho pensato, diciamo, aiutato anche da Siderweb, di mettere in piedi questo portale che si chiama Siderweb, che ha cercato di portare un po', diciamo, di informazioni, innovazione e conoscenza all'interno di un mondo che normalmente è visto, e di fatto lo è, come un mondo tutto sommato un po' chiuso, poco capace a comunicare all'esterno e poco capace anche di diffondere dati e informazioni. Partirei proprio da questo dato. Stamattina il nostro Gianfranco Tosini ha presentato questi dati di una situazione molto molto drammatica. Cioè, il nostro comparto sta vivendo con un indice di redditività bassissimo. Il medione dell'industria, diciamo, della filiera dell'acciaio rappresenta un EBIT veramente molto molto basso. L'abbiamo definito di non sopravvivenza. E questa è una delle cose che ci permette, voglio dire, però di fare una riflessione. E mi piace molto l'idea del sindaco che ci ha riunito per dire: noi dobbiamo conoscere per deliberare, conoscere come diceva Einaudi. E mi piace questo momento perché diciamo, dobbiamo un attimino quasi fermarci, perché siamo davanti a un bivio. Questa crisi profondissima, abbiamo visto i settori utilizzatori d'acciaio, costruzioni, automobilistico, elettrodomestico, oltre meno 50% dal 2007 al 2013, dati nostri, presentati anche stamattina da Gianfranco, rappresentano un sistema, voglio dire, che anche per consumi interni è messo malissimo, ma anche l'offerta è in eccesso. Quindi siamo davanti a un bivio. O questa crisi ci permetterà di rilanciare sui grandi pilastri, che sono quelli dell'innovazione e della sostenibilità, oppure rischiamo un ulteriore pesantissimo indebolimento. Ecco, per fare questo, secondo me, servono sia guardare con il microscopio, come abbiamo fatto anche stamattina, cioè entrando dentro, però dobbiamo anche affiancare al microscopio il cannocchiale. Noi abbiamo lanciato questa idea dell'industria acciaio 2030, che è una sorta di stati generali dell'acciaio, dove da qualche mese stiamo lavorando con studiosi, esperti, parti sociali, imprese di tutta la filiera, per cercare di capire non tanto come saremo domani, che è molto importante, questo l'abbiamo già rappresentato molto bene e non ritornerei su questo tema, ma come vivremo nel 2030, quindi con una visione di lungo periodo, perché probabilmente, anzi senza probabilmente, vivremo in case diverse, ci trasporteremo con modalità completamente diverse, e la mia idea è: o noi, la manifattura, riesce ad appropriarsi dell'innovazione in modo pesante, e ci sono nel nostro settore delle aziende che stanno guardando davvero lontano, soprattutto nel panorama mondiale, oppure, se non sapremo fare questo, probabilmente sarà la parte, voglio dire, più innovativa che si approprierà e ci metterà in ulteriore difficoltà. Ecco, la mia introduzione è semplicemente questa, nel senso che mi piacerebbe, avevo preparato tutt'altro intervento, ma diciamo avrei voluto commentare dei dati, e magari lo faremo nel proseguo, che per adesso ancora non ho visto, però mi piacerebbe, diciamo, riuscire a dare questa visione, cioè l'idea che l'acciaio è qualcosa che fa parte della nostra vita. La nostra prossima edizione di Made in Steel, io sono anche l'organizzatore con una squadra splendida di ragazzi di questa, diciamo, manifestazione fieristica che si chiama Made in Steel, che porterà a Milano diciamo, un po' tutto il mondo dell'acciaio, perché ormai l'acciaio non è più, come si diceva stamattina, piombinese, bresciano, ma è veramente ormai mondiale, dobbiamo vederlo in un contesto mondiale. Ecco, all'interno di questa manifestazione mi piacerebbe lanciare l'idea che c'è ancora un futuro per l'acciaio. Diciamo che l'acciaio fa parte della nostra vita e c'è ancora grande spazio per l'acciaio. Probabilmente sarà un acciaio diverso, perché avremo più bisogno di acciaio più di qualità che non di quantità, ma anche queste cose le abbiamo dette anche stamattina, per cui mi interrompo qui per lasciare spazio agli altri e vi do la parola a Fiorenza. Grazie.